Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Stiamo assistendo ormai a livello non soltanto statunitense al costituirsi di una vera e propria furia del dileguare, per dirla con lo Hegel, che si struttura nell'inedita figura di una potenza iconoclasta che abbatte le statue, colpevoli di essere portatrici della memoria di un passato con il quale si vorrebbe che i conti fossero chiusi. Vero è comunque che chi ignora la propria storia è condannato a riviverla, e soprattutto che l'abbattimento delle statue del passato rivela sempre incancellabilmente una sorta di imperialismo storico proprio di chi dalle regioni del presente pretende di giudicare con le proprie categorie anche il passato e di fare strame di tutto ciò che in esso ritenga debba essere emendato. Ebbene, credo di poter ragionevolmente sostenere che quelle che stiamo vedendo ora contro le statue sono a tutti gli effetti prove tecniche di un nuovo squadrismo. Un nuovo squadrismo che ora si abbatte con la sua furia iconoclasta contro le statue, ma che domani potrebbe tranquillamente rivolgersi contro gli esseri umani, segnatamente contro quelli che esulino o che addirittura eventualmente si oppongano al progetto della cosmopolitizzazione progressista e neoliberista. In sostanza, mi pare di poter sostenere che se è vero come è vero che ci troviamo nel bel mezzo di una svolta autoritaria in atto nel nuovo capitalismo, che in forza dell'emergenza Covid-19 diviene capitalismo terapeutico e verticistico, ebbene non è del tutto casuale che in seno a questo nuovo capitalismo autoritario nascano anche le figure dello squadrismo. L'ho detto e lo ripeto, il capitalismo e la classe dominante stavano iniziando a veder scricchiolare il proprio consenso, e ciò anche in grazia della nascita dei populismi e di quelli che Giulietto Chiesa chiamava i guaiti dei popoli oppressi. In sostanza, quando la classe dominante ha il dominio ma comincia a perdere il consenso, Gramsci docet, deve ricorrere all'autoritarismo e financo allo squadrismo, a quelle che Gramsci chiamava le revolverate e il meccanico impedimento. Ebbene, questa svolta autoritaria in atto nel nuovo capitalismo terapeutico del Covid-19 passa anche, giusto appunto, dalla formazione di masse di fanatici e facinorosi che al logos prediligono la brutta forza, che al dialogo socratico prediligono la violenza iconoclasta. Sono quelle che per comodità proponiamo di chiamare le nuove brigate fucsia, le camicie nere che sono diventate camicie arcobaleno, le nuove camicie arcobaleno della globalizzazione capitalistica, quelle che appunto in nome del bene, del progresso, della libertà sempre solo identificata con la liberalizzazione integrale dei consumi e dei costumi, si sentono in diritto e forse anche in dovere di abbattere le statue oggi e domani gli esseri umani non allineati con il loro progetto. L'ho detto e lo ridico, sta nascendo un nuovo squadrismo, ha la camicia arcobaleno e ha dato vita a quelle che definisco le brigate fucsia. Radioattività con Diego Fusaro.